Yes. Che ha sempre identificato molto chiaramente quali sono le necessità delle aziende che andiamo a servire. Tutte le statistiche dicono che nonostante le crisi, nonostante la riduzione dei budget, la availability dei dati in ogni sondaggio è ai primissimi posti di quello che sono i requisiti di ogni data center. Ma per data center noi intendiamo veramente il piccolissimo cliente che possiede un solo server fino alle grandissime enterprise e i service provider. Siamo sempre stati attentissimi a quelle che sono le richieste dei nostri clienti e tantissimo del nostro sviluppo è guidato da quello che è il feedback e le richieste di nuove feature che sono i clienti. Non abbiamo vendite dirette, per i servizi cloud non possediamo nostre piattaforme, ma ci appoggiamo interamente al nostro canale, ai nostri rivenditori, ai nostri partner, sia per quelli che sono i servizi verso clienti finali, sia per i nuovi servizi cloud-based con il nostro programma VCSP. Questo ci ha dato grandissimi risultati, perché intanto è un messaggio chiarissimo per i nostri rivenditori, i nostri partner, che non c'è competizione, non cerchiamo di offrire i nostri servizi al tempo stesso, ma diamo loro tutte quelle che sono le tecnologie abilitanti e il supporto di business abilitante per poter avere successo. Uno dei grandissimi focus che vediamo nell'evoluzione di quella che è la tecnologia IT assolutamente sono i service provider. Vogliamo chiamarlo cloud, vogliamo chiamarlo service provider. L'evoluzione è molto chiara, molti dei servizi on premises si stanno muovendo verso il cloud. Anche qua la nostra visione è 100% canale, infatti non vogliamo aprire nostri servizi cloud, ma diamo tutto quello che è la tecnologia disponibile tramite Vim ai nostri service provider o a chi vuole diventare service provider perché vede nello spostamento da un modello di reselling classico nuove opportunità nell'offrire queste tecnologie in un modello a servizio. Siamo partiti l'anno scorso, se vogliamo, con il primo prodotto specificatamente disegnato per Service Provider, Cloud Connect. Nella versione 8 offriva la possibilità di fare backup off-site, nella versione 9 offrirà la possibilità di fare disaster recovery as a service. Siamo in una fase di beta testing e anche qui il feedback è nuovamente ultra positivo, la tecnologia è semplicissima da usare e quindi darà la possibilità a tantissimi service provider, che non devono essere per forza grandi service provider, ma anche piccoli service provider o reseller che vogliono diventare service provider, di offrire questi servizi alla loro base clienti, oppure tramite questa tecnologia andare a cercare nuove opportunità di business su clienti nuovi.